Benvenuti cari telespettatori a questo approfondimento. Siamo ancora una volta qui insieme a Daniele Muflone, che è vicino a me, che saluto subito, ben Ciao. Arrivato. Vedete la foto dietro e lui sono la stessa persona, quindi sembra impossibile. Complimenti per la sua tenacia. Va bene, Daniele è sempre in grande forma ultimamente. Allora, siamo qui per un'altra puntata di Oltre la Bici, dove ormai chi ci segue da tempo ha imparato a capire il palinsesto della puntata. Vi facciamo vedere quello che è, insomma, un'offerta e una tipologia di biciclette. Dopodiché avremo anche l'angolo dell'officina da garage di Stefano, che ci regalerà le perle di saggezza in ambito di meccanica. E poi, come sempre, gradito ospite, lo salutiamo subito, un altro Daniele Bartolacci, che è il presidente Avis Mondolfo Bike, l'associazione. Buonasera a tutti e grazie. Buonasera, ben trovato. Tutto bene? Grazie. Tutto a posto? Tutto a posto, tutto in regola. Grazie. Ringrazio anche Daniele che mi ha invitato questa sera qui. Bene. E parlerò tutto, vediamo dopo. Conosceremo l'associazione, una delle tante che, insomma, è protagonista, Daniele, dei vostri incontri, raduni, biciclettate, domenicali, in amicizia, eccetera, insomma. Va bene, quindi puntata ricca, come si dice. Allora, noi come sempre facciamo questa presentazione di una tipologia di biciclette. Quest'oggi abbiamo deciso insieme a Daniele di farvi conoscere una cosa, insomma, diversa, importante soprattutto, per le famiglie, sì. Però perché, insomma, un ciclista parte da bambino, è giusto? Sì. Quindi la bici da bambino è una bici importante. Oh, ecco, questo bisogna capirlo, perché si parte subito col piede giusto, ecco, anzi con le ruote giuste, giusto? Giustissimo. Ecco, a posto. Allora, vediamoci il contributo che abbiamo girato proprio alla casa del ciclista e poi torniamo qui in studio per commentarlo. Cari amici amanti delle due ruote, siamo tornati nuovamente qui alla casa del ciclista Ghilardino, perché vogliamo ritornare a parlare di questo bellissimo mondo in tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue angolature, e lo facciamo naturalmente con gli esperti. Daniele, allora, da quello che mi hai messo qui accanto posso intuire l'argomento, perché sono bici leggermente da piccoli, da bambino. Quindi parliamo delle bici da bambino, un mondo nel mondo, perché chiaramente anche loro ci sono, devono pedalare, devono divertirsi e devono anche crescere. Quindi loro, rispetto alla persona adulta che si stabilizza sull'altezza, sono un po' più complicati, perché ogni fascia di età ha una bici, ha un modello di bicicletta e anche di ruota. Qui abbiamo anche una tabella che illustra, ma è una tabella indicativa, perché bisogna anche vedere se il bambino o la bambina è nella fase di crescita biologica oppure quella temporale. Quindi bisogna vedere, hai mai visto quei bambini tutti della stessa età, uno che sembra più grande di 5 anni? Cioè, esatto. Quindi bisogna vedere queste caratteristiche qua che hanno i bambini. Perché la cosa importante è che il bambino deve toccare i piedi per terra quando va in bici, perché in caso di problemi deve essere subito sicuro e si deve anche sentire sicuro di fermarsi. Che cosa succede spesso e volentieri? Voglio comprare la bicicletta un po' più grande, così se la ritrova. Se la ritrova, sbagliato. No. Perché facendo una scelta di questo caso, succede che in caso di caduta, deve mettere giù i piedi, non riesce, si spaventa e poi la bicicletta, fin quando non ci tocca bene con i piedi, la mette da parte. Questo è un errore che più o meno chi ha avuto bimbi piccoli, insomma, ce l'ha avuto, perché, insomma, l'istinto dice me la ritrovo, perché giustamente, insomma, è una questione economica. Però bisogna pensare in primis al bambino, alla sua sicurezza, e quindi questo è un messaggio importante. Allora, per ogni età, per ogni momento di crescita del bambino, la bici giusta. Qui vediamo una bici addirittura senza pedali. Questa è una bicicletta pedagogica oppure velocipede, quindi ha diversi nomi.
che sarebbe la prima bicicletta da dare a un bambino già dall'età di 2 anni e mezzo, perché prima in alcuni casi ci possono arrivare, poi sempre in base alla crescita. Perché qui che cosa fa? Inizia a fare l'equilibrio. L'equilibrio già ce l'ha perché cammina, ma già inizia a prendere e a passare l'equilibrio dei piedi sulle due ruote. Ma la cosa importante è questa, è far capire al nonno, ecco, o alla nonna che vuole regalare al nipotino o alla nipotina la prima bicicletta, è che senza pedali, senza rotelle, gli fa molto molto strano. Gli fa... Però gli fa del bene in realtà. Gli fa molto del bene. Fortunatamente ad oggi ci sono parecchi genitori che si affacciano su questa tipologia di bicicletta. Io in primis l'ho anche testata con mia figlia che ha 2 anni e mezzo. Gli ho detto, primo regalo, regalo dei 2 anni, la bicicletta. Bene. Non potevamo regalare altro, quindi la bicicletta. E già all'età di 3 anni e mezzo è passata con quella con i pedali, ma senza rotelle. Ecco, perché ha saltato questo passaggio facendo questo approccio. Questa qui è anche molto utile perché spesso e volentieri qualcuno mette sulle rotelle perché il bambino sta lì e poi va. Ma in realtà il bambino fa questa pedalata, avanti e indietro, perché non riesce ancora a fare la rotazione della gamba. Questa è anche molto comoda quando, ipotesi, volete andare a fare una passeggiata anche lungomare, portate questo, il bambino cammina, non bisogna stargli dietro, quindi lui pian piano cammina, si diverte e poi avvantaggia molto prima la salita sulla bici, quella con i pedali. Quindi facendo questo approccio si salta la cosa delle rotelle, toglie le rotelle, monta le rotelle, eccetera. Proviamo con un bastone. Una sola, una... Sì. Si vedono delle biciclette che ce ne hanno una sola, sì, perché il bambino dopo un po' si appoggia. Sì, però il bambino è anche intelligente, ce n'è una, va via tutto col peso dove storto. C'è la rotella, perché i bambini... Uno dice è svogliato, no, loro già l'equilibrio ce l'hanno, ecco. Perché bisogna fargli capire dov'è il divertimento e, come ho detto prima, devono toccare bene i piedi per terra perché si devono sentire sicuri. Ecco, come si sceglie una bicicletta? Perché il mondo delle bici da bimbi sono svariati. Quali sono i consigli che tu puoi dare per acquistare una bici? Ecco, qui vediamo una bella struttura, insomma, freni, sembra una bici da grande. Ridotta in piccolo, insomma. Volendo sì, c'è anche la modalità con telaio in alluminio, ma spesso accade, come in questo caso, qui abbiamo una bicicletta in acciaio per ridurre i costi, perché i bambini, fai un giro intorno a te stesso, già sono cresciuti, bisogna cambiare esatto. La bicicletta, oppure abbiamo la versione in alluminio. Quindi anche lì bisogna scegliere che cosa? Innanzitutto che le ruote siano su, il mozzo sia su cuscinetti, perché almeno la ruota gira e, visto che devono pedalare, va a sforzare molto molto meno. Il freno, le velocità ancora ad oggi non è che sono esagerate, quindi ci sono alcune biciclette che ce ne hanno uno oppure due, ma l'importante è che sul freno abbia la regolazione per avvicinare la leva, ecco, perché è una cosa molto importante. La manina. Hanno le manine piccole. In più, come ho detto prima, devono toccare bene. Non con le punte proprio, devono mettere giù i piedi, loro devono stare in piedi stabili con la bicicletta e poi una volta che crescono, si vede, perché tanto iniziano a puntare le ginocchia sul manubrio, lì già bisogna fare il secondo passaggio. Il secondo passaggio. Bene, insomma, quindi avete sentito pochi accorgimenti, passaggi molto chiari, però questo... fa sì che il bambino prenda confidenza e soprattutto fiducia, perché questo è che bisogna, no? Il bambino si deve sentire sicuro, non la deve subire come cosa, e quindi una volta che lui ha acquistato fiducia facendo i passaggi giusti, poi insomma non dovremo correre dietro col bastone o altri trucchi. Va bene, questo è quanto per quanto riguarda appunto la bici da bambino. Bene, eccoci di nuovo in studio. Allora, Daniele, anche sulle bici da bambino c'è un mondo. Tantissime cose ci sono da imparare, specialmente su quella pedagogica senza pedali, dove il bambino inizia poi a crescere. Poi abbiamo visto i miei figli, no? Che si danno un grande affare. Chi impenna, chi sgomma, quindi alla fine. Però dai, siamo stati tutti bambini, tutti ci siamo divertiti, poi la bici
per noi bambini è il mezzo di trasporto, il primo mezzo che usiamo per spostarci e quindi anche per divertirsi. Però insomma è un passaggio cruciale della vita di ognuno di noi, la biciclettina, le prime cadute, le prime insomma difficoltà da superare, è un passaggio un po' di vita insomma, sì, sì. No? Diciamolo, la bicicletta è stato, Presidente, vero? Immagino che anche per i lei primi, e per i suoi ragazzi. Insomma. Ma tutti quanti, tutti. Diciamo, una volta che si impara a pedalare, vai. Vai, e quindi esatto. Insomma... È l'imparare a pedalare che, se fatto con gli strumenti, con i mezzi giusti, come abbiamo visto nel video che abbiamo girato da Daniele, insomma, tutto diventa un po' più semplice. Voi nella vostra associazione avete anche una componente, diciamo, young, chiamiamola così? Sì, da quest'anno abbiamo fatto un corso per ragazzi dai 8-9 anni fino ai 13. Abbiamo fatto un corso lì a Mondolfo. Abbiamo iniziato un paio di mesi, una domenica sì, una domenica no, domenica mattina, perché durante la settimana certo. Purtroppo si lavora, nessuno è disponibile. Abbiamo un maestro di pergola che collaboriamo da tanti anni e niente, abbiamo iniziato questa scuola, abbiamo iniziato con una ventina di ragazzi, poi piano piano qualcuno si è perso, Adesso sono 12, 13 sono rimasti, dopo abbiamo riniziato a febbraio, abbiamo fatto due lezioni, dopo quello che è successo. Ci siamo fermati. Vabbè, comunque è stata una bella, sì, una bella soddisfazione, una bella cosa. Bene, anche perché Daniele, i baby ciclisti sono gli sportivi del domani, quindi il futuro, no? Il futuro bisogna tenerseli che, no? Bisogna non farli cambiare sport. Bravo, bisogna coltivarli. Senti, nei raduni ci sono anche, nei raduni, negli incontri, allora, i genitori si portano i bambini? Qualcuno sì, ma giusto il genitore appassionato ce lo porta perché vuole far vivere quello che vive lui, però ce ne sono veramente pochi, perché poi anche noi non è che abbiamo dei dislivelli semplici anche per un bambino, certo, quindi anche poi acquistare una bicicletta elettrica per un bambino inizia a essere una spesa, ci sono diverse problematiche, però quei pochi che ci sono è perché grazie ai genitori appassionati riescono a vivere, a trasmettere... diciamo, e trasmettere tutta l'emozione che c'è andando in bicicletta. Il babbo pescatore porta il figlio a pesca e il babbo ciclista porta il figlio con lui nelle uscite. Oh, pensate a un'iniziativa anche per i bimbi? Dai, fate un mini percorso, te la butto lì così. Ci si potrebbe anche pensare. Ragionare. Dai, vengo io, vi faccio io da anfitrione, va bene? Perfetto, la lanciamo, ci divertiamo. La buttiamo giù. La buttiamo giù. E vediamo quello che uscirà. Va bene. Allora, noi abbiamo sempre avuto anche una... chicca in questa trasmissione, che grazie al fratello Stefano abbiamo avuto l'officina da garage. Che cos'è l'officina da garage? Lo spiego per chi magari è la prima volta che vede questa trasmissione. È il fratello di Daniele, Stefano, che è la parte, diciamo, meccanica della casa del ciclista. È quello che sta lì, la vittima, poverino, cioè quello che lavora veramente, no? Quello che lavora veramente. No, scherziamo. E però insomma è il, come dire, è il santo protettore di tutti i ciclisti, perché prima, dopo le gare, insomma, e lui è veramente stato nel mondo, come Daniele, nel mondo del professionismo, quindi insomma è un meccanico. Ce l'ho portato io. Ce l'hai portato tu, ecco, diciamo, mi raccomando. Che serviva un meccanico in più, allora ho approfittato. E quindi... ha avuto a che fare col top dei livelli raggiungibili. E che cosa ha pensato, giustamente? Qual è la fissa di ogni ciclista? Quella di sistemarsi la bici da sola. Però nel garage spesso si fanno dei danni. Presidente, è molti. Vero? Lei fa dei danni nel suo garage? Se metto le mani io, ecco, dove non devo mettere, mettele, li fa. Io il consiglio mio, ognuno ha il lavoro suo. Esatto. Però l'idea carina è quella di, con poche mosse, con pochi strumenti, anche quelli che possiamo avere nella nostra cassettina degli attrezzi, Stefano ci fa vedere come fare operazioni molto, insomma, basiche, tipo cambiare una gomma. Nelle puntate scorse abbiamo visto la regolazione, le guaine, cose che magari tutti quanti un po' vogliamo fare. La camera d'aria. Quindi, insomma, però...
fatte in casa nostra, quindi l'officina da garage. Allora, adesso Daniele, ci vediamo questa ulteriore clip e Stefano ci farà vedere come spurgare i freni. Shimano. Perché di freni ce ne sono di diversi tanti tipi, modelli, quindi nello specifico andiamo a vedere proprio di come si spurga, ecco, il freno Shimano nella propria officina da garage. Allora, vediamocelo e poi rientriamo qui in studio. E siamo passati nell'officina, naturalmente l'altra parte della casa del ciclista. Qui regna incontrastato Stefano con le sue mani magiche, che insomma, in men che non si dica, mette a posto qualsiasi cosa che sia il vostro problema. Però in questa rubrica, l'officina da garage, lui mette a disposizione di tutti i suoi trucchi, i suoi segreti per poter fare nel vostro garage appunto le riparazioni, quelle più consuete, senza fare gli errori che poi ci costano e costano in mancata funzionalità della camera d'aria, cioè ci chiarisce sugli errori. Allora Stefano, oggi un altro punto dolente del ciclista, ovvero sia l'impianto frenante. Sì, la cosa più importante della bicicletta, come io sostengo, potete avere un cambio che non funziona, ma il freno deve fermarvi. Oggi andremo a vedere un impianto frenante che è più, diciamo, allestito nelle biciclette, e l'impianto frenante Shimano. In questo caso abbiamo un impianto Shimano Dior XT. E come potete notare, la differenza tra il destro e il destro è il freno dietro, il sinistro è il freno anteriore, il freno destro mi va a fondo corsa, non ho una frenata ottimale, anzi, questa bici non frena per niente. Quindi cosa è successo? Sicuramente ormai è ora di fare un bellissimo tagliando, quindi andremo all'impianto anteriore, è già stato fatto prima, vedremo insieme quello posteriore, come fare lo spurgo del freno Shimano utilizzando veramente pochissimi attrezzi questa volta. Allora, una cosa, si parte subito con mettendo la vaschetta in piano, perché qua abbiamo la vitina di spurgo che poi dovremo andare a svitare, che deve essere il punto più alto del nostro impianto, dove tutte le bollicine dell'aria, che poi vedremo insieme, dovranno fuoriuscire. Quindi svitiamo con una brugola da 4, alziamo l'impianto frenante. Eccolo. Fatto questo, andremo a aprire, se c'è disponibilità, andremo a aprire proprio tutto l'impianto. Con questa vite con testa croce che tutti mi chiedono a cosa serve, adesso non faccio altro che spiegarlo, andremo a svitare questa vitina. Così il nostro impianto avrà un'apertura massima per fare fuoriuscire le bollicine dell'aria. Quando abbiamo svitato per 3-4 mm già è veramente sufficiente per la nostra lavorazione, dovrebbe venire un ottimo lavoro. Prendiamo semplicemente una brugola da 2,5, sviteremo la vite che c'è sopra l'impianto. Ora arriva la chicca del lavoro. Perché? Perché Shimano ha un suo bicchierino con un filetto, un suo passo, una cosa abbastanza delicata. Però per semplificare le cose, perché gli piace fare a casa, molto semplice. Io sono andato a ritrovare la mia vecchia siringa che utilizzavo a casa, presa in farmacia. Si va in una semplice farmacia, si prende la siringa. Essendo un materiale plastico, diciamo, si va a inserire. Ecco qua, inserito la nostra siringa, non faccio altro che aggiungere olio. Qui mi raccomando, non sbagliamo olio, perché impianto Shimano ha l'olio Shimano, quindi mi raccomando, non confondiamo con l'olio minerale di altri marchi, non ci mettiamo un semplice DOT 4 o DOT 5, perché altrimenti il casino verrà fuori sicuramente. Inserisco circa 1-2 cm di olio. E poi delicatamente, tenendo la siringa ferma, andrò a pinzare il mio impianto.
se vogliamo ancora essere più pignoli, incliniamo un pochettino la bicicletta per facilitare l'uscita delle microbulle, perché il problema non è tanto la bulla grande, quella esce. Il problema sono sempre le microbulle piccole che si attaccano alla parete sia del corpo leva ma anche del tubicino. Potremmo andare a muovere con il nostro cacciavite che avremmo utilizzato prima, dando dei piccoli colpetti laterali, orizzontali, anche nel tubo, non succede nulla, mi raccomando, un cacciavite, non un pezzo di ferro. Ed ecco qua, ora il nostro impianto è stato spurgato, adesso in pochi passi, ma soprattutto in pochi minuti, siete pronti per uscire. Come potete vedere abbiamo anche un'ottima, io lo chiamo effetto muro, un ottimo effetto muro da parte della leva, dove diventa dura, e quindi siamo sicuri che il lavoro è stato eseguito alla perfezione. Adesso la parte più difficile del lavoro, dove togliere la siringa e sporcare pochissimo. Qui io metto sempre, sacrifico il mio bellissimo pollicino, inserisco il pollice nella siringa, da notare, così non prende aria. E non prende aria e l'olio non esce. Fare un po' di attenzione, tirare su con calma, perché questo è un lavoro abbastanza delicato. Eccolo qua. Come potete vedere, con il mio pollicino non c'è fuoriuscita di olio. Andremo prima a chiudere la vite di spurgo e poi andremo a chiudere totalmente l'impianto. Mi raccomando, non tiriamo tanto queste viti, perché ne vedo veramente di tante tante spannate, tanti tanti danni purtroppo. Ed ecco qua. Questo lavoro è fatto alla perfezione, siamo pronti anche oggi per uscire con la nostra mountain bike e farci un bel giretto in compagnia. Mica pizze fighi, come si dice, eh? Cioè, sembra una robina... Col pollicione, eh? Pollicione, perché quello è il segreto, no? Il pollicione. Se non usi il pollicione lo spurgo non viene bene. Non viene bene, perché non si blocca, non si fa il vuoto nella siringa. Fantastico. Sì, sì, no, sono quelle cose che abbiamo imparato in campo gara, quando giravamo in Coppa del Mondo. Cioè, lì non hai l'officina, lì proprio devi inventare, devi studiare. Fantastico. Ed è stata una scuola fantastica, guarda. Mi viene ancora la pelle d'oca a ripensare a tutti i momenti che abbiamo vissuto anche con i campioni, perché noi all'inizio li vedevamo sfogliare nei giornalini, dopo, ma poi eravamo lassù in partenza con loro, quindi perché avevamo dei piloti anche... di piloti della nazionale italiana che seguivamo, quindi ne avevamo uno, era nei top 20 del mondo, quindi insomma lì, grandissime soddisfazioni, quindi lì bisogna essere rapidi, precisi e concentrati, avevamo un'ansia ma non potevamo trasmetterla. Ci credo. Io quando guardo il Giro d'Italia vedo sempre i meccanici, no? Si sbuffano dalle ammiraglie, non so che cacchio combino in 30 secondi, a posto. Fantastico, sì, è una roba finta, vero. Va bene, allora insomma, sto spurgo è importante, bisogna farlo molto bene, perché sennò... Se la bici non frena, già pensiamo solo a questo, quindi tocca farlo bene. Sì, poi succede delle volte che quando vai giù, vai a pinzare, ti fa il vuoto alla frena, quindi già un attimo entri nel panico, perché quando pinzi è quando ti serve, quindi devi avere un attimo i nervi saldi e dire cosa faccio, piedi. Quello... Presidente, lei i piedi li ha utilizzati mai? Qualche volta sì. Qualche volta sì. È successo che il freno non andava come doveva andare. Dopo lì vai con un po' di tecnica. Fortuna. Quella tanto. Si abbraccia un albero, non lo so. Lasciamo perdere. 3-4 anni fa l'ho abbracciato un albero, ho rotto tre costole. È mountain bike anche qui. Va bene, ecco, allora... Visto che è qui con noi, Presidente, conosciamo anche, per chi non vi conosce, questa bella associazione, il nostro territorio, che come tante contribuisce alla diffusione e al mondo della bici, che diventa sempre più un mondo coinvolgente e inglobante. Soprattutto negli ultimi anni ho visto che nel mondo della mountain bike è cresciuto molto.
anche nell'elettrica, ecco, in confronto a quello su strada. Io tante volte sono andato alle fiere, vedo molto più mountain bike, bici elettriche e bike che bici da strada. Come si è chiesto il perché? Forse il contatto con la natura? Esatto, modo di... forse le persone vedono, anche tramite noi associazioni, vedono dove andiamo, i posti che con la bici da strada forse non arrivi. Mm. Allora vedono il contatto, diciamo, con questa, soprattutto nel nostro entroterra c'è dei posti fantastici, le Marche proprio fantastica. Quindi da noi, dal mare alla collina, alla montagna, trovi di tutto. Quindi la pace, natura, colori, una cosa molto diversa. Su strada sei sempre in tensione con queste macchine, purtroppo. Sì. Io vengo da 20 anni su strada, ho lasciato perdere. Perché è diventato un mondo difficile, come si può dire. Non mi divertivo più. Devi stare sempre lì molto attento e concentrato a quello dove stai, perché oddio, oddio di qua, oddio di là, e allora meglio basta. Inerpicarsi su, esatto, sui boschi, nella tua, i profumi. Meglio, esatto, una pianta che nella macchina. No? Nella tua qualche volta solitudine, però è bellissimo. Certo, che poi la mountain bike la puoi fare giustamente in compagnia, come fanno loro, come fate anche voi. Però anche in solitaria, cioè ti puoi isolare, ti puoi staccare un attimino. Poi la mountain bike, diciamo che vai su strada, sterrate, terra, cioè fai di tutto. Perché anche io molte volte, quando voglia, gonfi di più le ruote e vai su strada. Su strada, se ti vuoi fare... Oppure, capito? Una bicicletta completa al 100%. Esatto. Sì. Poi ci sono anche quelle... Le abbiamo viste nella scorsa serie, quelli che erano un po' una mezza e mezza. Vabbè. Sì, sono i segreti, che nessuno dice, no, sulle bici, no, a parte gli scherzi, l'elettrica ha messo in piedi diverse persone, quindi ha anche avuto la possibilità di affacciare diversi ciclisti in questo mondo, perché poi è pedalare faticoso, quindi... Cioè. No? Poi ci sono anche le gravel adesso. Sì. Esatto, le abbiamo viste. C'è Lino che me la vuole portare via. È un po' che la punto quella gravel che c'è lui in officina. Esatto. Va bene, associazione Avis Mondolfo Bike, quando nasce, come perché? Allora, noi eravamo dei ragazzi che, bene o male, diciamo, eravamo tesserati con varie associazioni. Poi organizzavamo la cicloturistica dei Tufi, in concomitanza con la spaghettata di Mondolfo. E quest'anno doveva essere la 6ª edizione, purtroppo è andata come è andata. E con gli anni il direttivo dell'Avis ci diceva: ma perché non fate una vostra associazione? Perché? Alla fine ci siamo buttati, l'Avis di Mondolfo ci ha dato una mano, ha contribuito e siamo partiti. Nel 2017, a novembre, abbiamo costituito la società, eravamo i primi 15 ragazzi del direttivo, abbiamo fatto questa società e poi siamo partiti con i tesseramenti. Il primo anno eravamo sui 30-32, il secondo anno siamo arrivati a 50-53, però quest'anno siamo arrivati a 80 tesserati più un altri 18 ragazzini, perché facciamo la scuola da poco. Bisogna gestirli poi. No, perché comunque siete abbastanza recenti, come no? 2017, tutto sommato, sono tre anni. Che è strano è che, oddio, io sono molto contento, no? Vuol dire che quello che faccio... Viene apprezzato. Quello che faccio io, quello che fa anche, voglio mettere chi mi aiuta, quelle di direttivo, diciamo, quello che facciamo. Io cerco di essere disponibile per tutti, perché secondo me il presidente deve fare il presidente. Si deve mettere... Esatto, non solo sulla carta. Cioè, lo deve fare veramente. Lo deve fare veramente, perché se... Capito? Certo. Il presidente, oltre a quello, c'ha una bella responsabilità con i suoi tesserati. Certo. Di conseguenza io cerco in qualche modo di coccolarli, ecco. Quali sono stati i valori che vi hanno ispirato? Diciamo, che cosa volevate, a parte condividere la passione per la bici? Allora, i nostri valori, oltre a fare un SD professionale, seria, diciamo, farla lavorare, ecco, con le varie manifestazioni per far conoscere il nostro territorio, abbiamo incominciato a costruire sentieri, sempre col permesso dei proprietari. Certo.
Cosa? Io devo ringraziare i proprietari. Non da poco. I proprietari, guarda, purtroppo il nostro sport non vai su strada, vai su proprietà certo. private e non. Private e non, anche del demanio, del comune. Ovvio. Che il comune, io devo ringraziare il comune di Mondolfo e San Costanzo che ci ha dato sempre una gran mano. Poi siamo partiti facendo questi sentieri, con gli anni abbiamo fatto tutti i sentieri, dopo vedremo quali saranno. Bellissimi. E ci sono facciamo bei anche percorsi nel territorio, sì. Non sembra, però Mondolfo, vicino al mare. C'è un bel interno. No, c'è la salita. C'è molti sali, perché da noi ci sono molti, diciamo, saliscendi, ma saliscendi... Quelli tosti. Tosti, sì. Perché sono tutte vallate. Vado a pedalare a Mondolfo, cioè, invece, vai. Torni mille metri di dislivello. Invece ci sono dei dislivelli, sì. In montagna fai salite di 7-8 km, 5. Da noi fai salite anche da un chilometro, ma tutti, diciamo, strappi li chiamiamo, perché a forza di fare su e giù, dopo sulle gambe si sentono. Van. Anche sulla schiena. Va bene, dopo ritorniamo ancora a riparlare dell'associazione, però vediamoci giusto appunto le riprese, abbiamo fatto, vediamole. Con Oltre la Bici, anche lì sempre la cam sopra la mia testa, il mio amato casco. Dove eravate qui? Qui eravamo, siamo partiti da Mondolfo, poi abbiamo iniziato a fare la Valle dei Tufi e poi... Il percorso che citava prima. Citava Daniele. Bene, allora vediamolo subito, così ce lo godiamo anche noi e con le immagini, panorami fantastici, vi spiego. Benissimo. Iniziamo qua con, eccolo. Questo è il vostro logo. Infatti sono conosciuti come cinghiali, no? Cinghiali, mufloni, qui c'avevamo lo zoo. Questo era, diciamo... Non erano tutti tesserati, perché qualcuno fra un impegno e l'altro non c'era. Questo all'interno del Mondolfo, abbiamo fatto intorno alle mura, qui subito si scende nella Valle dei Tufi. Da Mondolfo sei già in campagna? Sei già nei primi sentieri. Questa è proprio la Valle dei Tufi. Perché si chiama Valle dei Tufi? Perché il terriccio è simile a sabbia e terra. Ah, ecco, quindi si chiama così. Pioggia, neve, uragani, non fa fango. Non fa fango, esatto. Questo è il sentiero nuovo che ci abbiamo messo 3 mesi per farlo. La Stacciola, paese dove c'è la famosa Criscia. Sì. E questo è un sentiero vicino alla Stacciola che abbiamo costruito l'anno scorso. Costruito, perché rispettiamo sempre natura, tagliamo gli alberi caduti, ma non tagliamo niente, cioè erbaccia e basta. Quello è il massimo del rispetto. Sembra impegnativo come a vederlo così. È un labirinto. Come ho spiegato prima, è molto tosto, sì, esatto. Bello comunque, bello anche proprio il paesaggio attorno, la vegetazione. Abbiamo avuto fortuna, sì. Anche il sole. Esatto. Pedali con il sole, qui è Daniele che saluta tutti. Esatto. Questo è nell'entroterra dove c'è, diciamo, la parte brecciata del percorso. Questi sono tutti i sentieri vicino a un'azienda agricola bio, che l'anno scorso abbiamo fatto il giro delle cantine. Che bei scorsi. Sì, esatto. Chi è che fa queste belle riprese? Non capisco. Non lo so, c'era una persona con noi. Esatto. Non riesco a capire. Era sempre nel mezzo, Questo è il panorama con in fondo il Catria, vede le varie montagne. Diciamo. Poi è fantastico, cioè a 4-5 km già si vede questi panorami. Quanti eravate qui? Eravate un bel numero. Eravamo messa una 40-50. Questa discesa di Bagnolo si chiama, che sono vecchie strade de Magno, che queste non sono private, diciamo. Mm-hmm. Queste si arrivava dentro San Costanzo. Il mare, che non manca mai. Esatto. Questa è siamo la prima strada che va, diciamo, nella Valle dell'Inferno si chiama. Questa è la discesa dei violenti.
adesso vi spiego. Sì, perché ogni discesa, ogni strada che conduce alla Valle di Ferno ha un nome dei gironi. Violenti, eretici, lussuriosi, golosi. Gli abbiamo dato questi nomi. Perché è una valle, diciamo, che molto a valle, giù, scende molto. Qualsiasi strada che scendi, i famosi strappetti. Esatto. Questa mi deve perdonare, ma qui ha detto posto giusto, momento giusto. Esatto. Qui l'audio l'abbiamo tolto. L'abbiamo tolto. Meglio, meglio. Non so cosa ha detto. Questi sono tutti sentieri, diciamo, ecco, molto tecnici. Qui impari veramente cos'è la guidare la bici, sì. L'abbiamo fatto perché? Perché è importante anche le cambiate, no? Esatto, cioè, esatto. Tipo... Veloci. Poi vedi, cioè, te dici, sono Mondolfo, ma ci sono degli strappi anche delle discese che... Sì, sì. L'abbiamo fatto perché noi dovevamo andare sempre all'interno, invece qui ce l'abbiamo vicino a casa, uno volendo per fare un po' di tecnica, che è molto importante la mountain bike. Mountain bike, mezz'ora di tempo, prendi e vai. E vai, e sì, lì. Certo. Anche perché questi abbiamo fatto un percorso lì dentro che ci giri mezz'ora, vai a casa contento. Sì, sì. C'è tutto, diciamo, insomma, in quella mezz'oretta. Sono anche un bel gruppo, anzi, sono anche un po' invidiati perché penso nella provincia come cicloturistica della Spaghettata, quella di Tufi, hanno una organizzazione che è impeccabile, quindi... Con gli anni io ho fatto... anche l'anno scorso, quando ho visto diciamo fine cicloturistica, ho chiesto chi ha partecipato le critiche costruttive, certo, e i pregi. Quello perché che ci sta a essere... Certo. Esatto. Abbiamo cercato con gli anni di migliorare quelle piccole... Avete aggiustato il tiro. Il tiro, perché è sempre bene sentire il parere degli altri, diciamo. Ovvio. Anche perché, cioè, per noi... Uno che viene lì bravi, una pacca sulla spalla, noi siamo più che contenti. Senti. Lo scopo nostro è quello. Coincidere lo sport con il divertimento, l'enogastronomia, l'astronomia e la natura. Quello è lo scopo nostro e basta. Che penso che già bastino queste due cose. Sì, esatto. Perché insomma, il purtroppo, ciclista è uno che... Sì. Apprezza. Mangia, cioè, il ristoro, l'abbiamo visto anche nelle altre puntate. Apprezza. No. Qual è il prossimo appuntamento adesso? Avete un qualcosa da programmare? Allora, saltata la cicloturistica dei Tufi, speriamo di fare la notturna d'agosto. Ad agosto. Perché siamo in concomitanza con Spaghettiamo, che è la manifestazione che fa l'Avis d'estate con i spaghetti. Sì, lo so. Facciamo la notturna. Ogni tanto. Esatto. E poi a novembre, se va tutto bene, alla fine di novembre riproponiamo il giro delle cantine giro in mountain cantine. Bike. E dopo vedremo. Anche quella è partita con un numerino molto, dopo vedremo, molto semplice. L'anno scorso... Della notturna è aperta, se ci si può iscrivere. Insomma, sì, senso. Normale. Quindi fatevi sì, un bel cerchietto, che esatto. Se volete fare una bella... notturna, insomma, ad agosto riprendiamo. 13 agosto dovrebbe 13 essere. Agosto. Dovrebbe 12, essere. Agosto. Perché... Dovrebbe. Adesso essere. Dobbiamo sempre usare il condizionale. Esatto, vediamo la fine. Va bene, però l'importante è avere un obiettivo. Allora, Daniele, puntatone, eh? C'è sempre ci hai portato un sacco di roba. Dal bambino a Mondolfo, dal mare alle salite. Tantissime cose, quindi come ogni puntata. Bene, diciamo, tra l'altro poi abbiamo conosciuto una associazione proprio qui attaccata a noi, perché tanto siamo veramente vicini di casa e quindi grazie a te e a questa serie di puntate abbiamo conosciuto anche quelle che sono insomma, le eccellenze del nostro territorio, insomma, perché magari chi non è, come dire, addentro al settore difficilmente conosce realtà come quella dell'Avis Mondolfo Bike o tutte quelle che sono passate fino adesso, quindi insomma una bella vetrina per far conoscere anche l'opera meritoria, perché poi tutto sommato cioè, non è che voi campate di quello, insomma, lo fate per la passione. Esatto. E quindi è giusto dare, come dire, una vetrina anche a chi... Sì. Lui pensa al business e vabbè, però è tanto... E divertimento, no? Esatto. Noi ci siamo anche grazie ai nostri partner che ci danno una mano, una perché mano. Sennò è dura. Ce ne sono tantissime di società, infatti lo scopo di Oltre la Bici è proprio quello di certo.
di farle conoscere. Infatti voglio invitare ai gruppi che si vogliono far conoscere di iscrivere a redazioneoltrelabici@gmail.com, oppure, come hanno fatto già in diversi, mi hanno contattato privatamente per dire se si poteva fare una puntata. Abbiamo valutato e già ho altre puntate che non voglio svelare, perché abbiamo altre associazioni del territorio e sempre dell'entroterra anche non, dove andremo poi a far vedere i loro posti, i loro paesaggi e anche, se ci riuscirà a breve, anche un piccolo ristoro, perché quando la cicloturistica ci vuole, no? Chiama la bici. Poi il binomio, cioè, il loro binomio è micidiale, cioè, spaghetti, bicicletta, cioè, è proprio... Ancora mi ricordo, l'anno scorso c'era la piadina, ha detto come la vuoi, con il prosciutto, tutto gli ho detto. Quanto era i tempi migliori. Ai tempi della foto. Andava a foto, foto, esatto. Quello ci vuoi tutto. Tutto, tutto, già che c'era. Già che c'era. Va bene, noi scherziamo anche, cerchiamo di tenere anche un po' il buon umore, perché insomma, i ciclisti che escono di domenica, il divertimento è uno dei scopi principali, passare qualche ora in compagnia, e come vedete anche dai video che vi mostriamo, compreso quello qui di Mondolfo, insomma, il clima è sempre goliardico, festoso, ci si vuole, deve essere così, se dobbiamo uscire per fare fatica anche lì, tanto vale già ci basta il lavoro, no? per faticare. Sì. Bene. Ringraziamo Daniele Bartolacci, il presidente dell'associazione Avis Mondolfo Bike, grazie per essere stato qui e per averci presentato la tua bella realtà. Daniele Muffrone, ormai gli aspetto, di casa qui. Sì, a parte qui, ma vi aspetto tutti a Ghilardino. Ecco, perché diciamolo dove siete. A Ghilardino, una frazione del comune di Fossombrone, all'uscita di Sant'Ippolito e Fossombrone Est, a 1,5 km, Ghilardino, c'è la casa del ciclista. Io e Stefano, con Officina da Garage, vi aspettiamo lì. Benissimo, noi invece vi aspettiamo qui a Fano TV per le prossime puntate di Oltre la Bici. Grazie e arrivederci a tutti voi.